Amici di Non Solo Mare, oggi mi trovo a Marina di Ravenna, alle mie spalle carnevali, cantieri nautici. Oggi la Carnevali Yacht è strutturata con 7.000 metri quadri di edifici adibiti a uffici e cantiere costruiti su un'area di 12.000 metri quadri, dove troviamo anche una banchina collegata direttamente al mare e munita di un travel lift da 100 tonnellate per consentire l'alaggio e il varo di imbarcazioni di notevoli dimensioni, affiancato da un'agile autogru da 65 tonnellate e da una gru semovente da 8 tonnellate. Ma la visita in cantiere si fa solo se accompagnati e a me sta aspettando proprio Angelo Carnevali. Ciao Angelo, finalmente siamo arrivati a Marina di Ravenna. Senti Angelo, abbiamo promesso ai nostri spettatori che oggi le faremo vedere cosa offre la Carnevale Cantieri Nautici. Bene Eliana, i servizi che offriamo come Carnevale Cantieri Nautici sono tanti, a partire dal refitting, restyling, rimotorizzazioni, manutenzioni impianti elettrici, meccanici, manutenzione ordinaria, straordinaria. Ma questi servizi solo per le vostre barche? No, assolutamente, sono per tutte le barche in genere, di altri cantieri, barche da lavoro, barche a vela, cioè è un cantiere di rimessaggio puro per tutti i tipi di imbarcazioni, sia da lavoro o da diporto. Ecco, qui ad esempio è il capannone destinato alle barche di rimessaggio fino a 14-15 metri, questo è un capannone di circa 2000 metri, e qui dentro teniamo fino a seconda delle dimensioni delle barche, da 40, 50, 30, dipende un attimino se sono più quelle piccole o quelle grandi. Ma cosa significa rimessare una barca? Parcheggiarla e basta? Allora, rimessare è portarla dentro il cantiere, dopo che chiaramente l'abbiamo alata, lavata, abbiamo fatto il lavaggio degli impianti, dei motori, tutto quello che c'è, e la portiamo dentro e la copriamo con il cellophane per la polvere, per queste cose. Ecco, questa è una barca sulla quale stiamo facendo dei lavori sulle vetrate, perché ha dei problemi di infiltrazione d'acqua sui vetri, è una barca che ha già diversi anni e può succedere. Gli stiamo smontando praticamente tutte le vetrate laterali, verranno pulite, poi verranno, diciamo, risiliconate, ma anche se non è un silicone, è una cosa apposta per le vetrate. Ecco, qui invece, come puoi vedere, siamo nel cantiere, nel capannone a fianco, quello dove teniamo le barche più grandi, dai 15-16 metri in su fino ai 25 metri, come ti dicevo. Ma Angelo, le eliche che ho visto la color oro erano così prima? Sì, quando sono in acqua chiaramente diventano così, perché tu le vernici, poi comunque la vernice va via. Ecco, qua invece, come puoi vedere, abbiamo tutto il reparto della falegnameria, dove vengono... Devo verso di là? Esatto, dove vengono svolti tutti i lavori di falegnameria, ma preparazione anche di altri lavori, come questa qui, che è la pedana, che va montata sul 180, che era là di fuori, che ti ho fatto vedere prima. La stiamo rifacendo completamente, gli stiamo rifacendo... Tutte cose interne comunque qua vengono fatte. Sì, vengono fatte qui all'interno, poi dopo, appena è finita, l'andiamo a montare. Ecco, vedi, questo è, andiamo dentro, è il salone del 180 che noi abbiamo cominciato a smontare. Come puoi vedere, tutto il soffitto manca perché stiamo facendo degli aggiornamenti che ci sono stati richiesti, e quindi cambiamo un po' tutto quello che è l'illuminazione, i rivestimenti del soffitto e facciamo qualche piccola modifica anche in cucina. Questa è una barca a vela da regata, qui dobbiamo chiaramente fargli, vabbè, tutta l'attrice adattiva quando sarà ora di metterla in acqua, però è una barca che adesso sarà riverniciata tutta, tutte le fiancate, cambia colore. Questa è una barca da lavoro, è una barca delle forze armate, non sono solo barche da diporto quelle che abbiamo qui dentro, e anche questa è una barca che ha bisogno di fare lavori abbastanza importanti, ma non di refitting, non di abbellimento. No, anche perché si vede qua, non hanno guardato la bellezza estetica. Esatto, questa è una barca che la bellezza estetica non la guardano. Qui ci sono alcuni accessori, aria condizionata, autoclavi che abbiamo sbarcato e stiamo sbarcando anche i motori per fare un po' di revisioni importanti. Ma quindi voi rifornite anche motori? Noi certo facciamo rimotorizzazioni, cambiamo completamente i motori, cambiamo anche la potenza dei motori, per cui se lo vogliono fare
con dei motori più potenti non c'è problema, dopo gli seguiamo anche tutta la certificazione, tutto quello che ci va dietro. E c'è una revisione importante sull'impianto elettrico, anche perché hanno qualche problema sulla ricarica delle batterie, sulla ripartizione della corrente dal gruppo elettrogeno nei motori. Ad esempio, adesso ti faccio vedere anche questa qui, questa è una barca che ha strisciato in banchina e dovrà essere riverniciata tutta la fiancata, tutta la parte blu. E questa barca qui, adesso ti faccio vedere, ha un segno lì sopra, in profondità. Qui praticamente stiamo facendo della carrozzeria, perché verniciatura, stuccatura, queste qui sono carrozzerie. Questa è una barca che adesso ti farò vedere all'interno. E è una barca che ha qualche anno, qualche annetto anche lei, per cui le tappezzerie interne cominciano a essere un po' usurate e hanno deciso di rifare tutta la tappezzeria interna di tutto il salone, di tutte le cabine. Questo è un caso di refitting dove il cliente qui ci chiede di rimettere a nuovo l'imbarcazione come era prima. Qui noi cambieremo tutto quello che è il rivestimento in pelle, le sedute, i divani e i soffitti, i cieli, tutto quello che vedi. Il cliente ha scelto un altro colore, però la barca rimane praticamente come tu la vedi, non è che andiamo a modificare i mobili o le sedute, mentre invece ci sono casi in cui il cliente dice no, il mobile così a me ha stancato, preferirei averlo in un altro modo, noi glielo ridisegniamo e glielo facciamo come credo. Quindi refitting vuol dire rifare come era prima, il restyling invece? Quando gli facciamo uno stile nuovo, diverso come vuole il cliente, ecco, noi glielo proponiamo in diverse maniere, in diverse soluzioni, anche l'essenza del legno, no? Qui radica, potrebbe volere ciliegio, pero, tech. Quanto tempo ci vuole per fare un refitting? O un restyling, non penso sia... Dipende dalla dimensione della barca e chiaramente che cosa dobbiamo rifare, perché qui se inizi a toccare i mobili chiaramente bisogna che vai dietro a tutta la barca, cioè dal salone alle cabine, alla cucina, perché non puoi avere una parte di mobili, non so, in radica e il resto della barca in rovere. Adesso questa qui è la cabina dell'armatore, come tu puoi vedere, e la stiamo praticamente smontando tutta per poi ritappezzarla. Ecco qui abbiamo rifatto, vedi già le tappezzerie. Questo è tutto nuovo, guarda i soffitti, vedi com'è. Adesso stiamo rimontando le luci, le lampade, tutta la parte della fanale, che una buona parte è già stata rimontata. E qui ci sono accessori anche dell'altra cabina ospiti, che è già stata rifatta anche quella. Qui c'era una porta d'ingresso di un bagno, del bagno, perché c'era il bagno a giorno che si entrava di qui, però il cliente l'ha voluto eliminare e gliel'abbiamo tolta. Ma il bagno c'è ancora? Il bagno c'è ancora, adesso dentro dobbiamo ancora finire. Scusa, c'era la porta nella doccia? C'era la porta nella doccia, si entrava... E quindi tu entravi da qua e entravi in doccia? Qui sì, e lui infatti l'ha voluto eliminare. E adesso avremo tutto il rivestimento nuovo in laminato e non si vede più niente. No. Però se potete venire a vedere la porta che entrava in doccia. Angelo, quanto è importante per te avere alle spalle 50 anni di costruttore in questo tipo di attività? Allora, costruttore un po' meno, perché io ho 30 anni, prima c'era mio papà, però comunque va bene, sono sempre 50 anni. E comunque per noi è importante, perché allora, nel refitting praticamente tu smonti, rimonti, cambi magari la tappezzeria, i colori, non è un lavoro difficile, lo fanno praticamente tutti. Nel restyling, dove invece tu smantelli completamente una barca, devi cambiare gli arredi, cambi i pesi, cambi i baricentri, ecco, allora lì magari l'esperienza da costruttore è importante, ci aiuta molto. Ecco, questa qui è una barca che l'anno scorso gli abbiamo fatto una modifica di allungamento della poppa, che ci è stato poi richiesto dal cliente, perché la barca navigava un po' a poppata.
e allungandogli chiaramente la poppa di 70 cm, la carena, non la poppa, la carena di 70 cm, la barca ha cambiato completamente assetto, ha migliorato, naviga un paio di nodi più veloce, consuma anche meno. Quindi la vostra esperienza di costruttore in questo caso è importante? Ecco, in questo caso, questo è uno di quei casi dove l'esperienza è importante, sì, conta molto. Qui ci sono tanti parametri da non sottovalutare, perché poi se la allunghi troppo va giù di prua, se la allunghi poco hai fatto un lavoro che non serve a niente, per cui sì, qui l'esperienza conta. Angelo, io ti ringrazio perché grazie a te, noi spettatori, mi ci metto pure io in prima persona, e abbiamo capito quanto è importante affidare la propria barca a chi ha tanti anni di esperienza come voi. Bene, io ti ringrazio, spero di essere stato abbastanza esauriente, spero che tutti quelli che ci guarderanno capiscano, si rendano conto di quanto è complesso questo lavoro e di quanta esperienza ci voglia per poter fare questi tipi di lavori. Ne approfitto per ringraziare anche tutti i miei collaboratori, perché tutti questi lavori che tu hai visto sono possibili grazie anche all'esperienza di tantissimi anni di queste persone che fanno questo lavoro. Diversamente non sarebbe così.